Sono a San Giorgio di Nogaro, nella Bassa Friulana, e per raccontarvi l'origine del paese devo partire dai galli. Ma non questi galli! Sappiamo che Aquileia fu fondata dai Romani, perché il popolo dei Galli continuava a spingersi nella pianura padana. Tito Livio ci racconta che i Galli avevano costruito una città vicino ad Aquileia, e Plinio il Vecchio è ancora più preciso, dicendoci che la città era a sole 12 miglia da Aquileia. Gli studiosi sono convinti che la città sia proprio San Giorgio di Nogaro. Effettivamente, qui attorno ci sono molti toponimi che ci ricordano questa popolazione. Il Bosco dei Galli, vicino a Carlino, il Zes dai Gials, sul fiume Corno, la frazione Galli. Galli era il nome con cui i Romani indicavano i Celti, che abitavano in epoca antica la regione della Gallia, corrispondente grosso modo ai territori attuali di Francia, Belgio, Svizzera, Paesi Bassi e Germania. Chissà qual era il nome originario della città, visto che San Giorgio è di origine medievale. Questa è la chiesa di San Giorgio, ma gli abitanti la chiamano Chiesa della Madonna per via della statua lignea particolarmente venerata. Volete che vi racconti la storia? Nei mesi di marzo-aprile nel 1759 morirono di peste un gran numero di persone, ma i primi di maggio, mese della Madonna, improvvisamente l'epidemia cessò. Gli abitanti videro in questo un miracolo della Vergine, al quale ancora oggi è dedicata una sentita festa religiosa. Mi segnalano la chiesa di San Leonardo vicino al Porto Vecchio, oramai del tutto abbandonato. Nell'Ottocento, Porto Nogaro era lo sbocco più immediato all'Adriatico, dalla Carnia e dalla Carinzia. Fu allora che iniziò a registrare significativi traffici commerciali. La Ussa e il Corno sono fiumi navigabili fin dai tempi dei Romani. E grazie a una pattuglia del Corpo Forestale del Friuli Venezia Giulia, impegnato costantemente nella vigilanza ambientale, posso fare un giretto per vedere da vicino questi tratti di fiume che scientificamente sono denominati ambienti paralici. Con questa parola si indicano le aree salmastre costiere, dove l'influenza del mare si spegne man mano che ci si addentra. Di conseguenza succede che la flora e la fauna si modificano lungo il percorso del fiume. Ora il porto è stato spostato e qui sorge una grande zona industriale, dove non mancano delle marine fornitissime. Ma quante belle imbarcazioni! Inutile dirvi che sognerei di possederne una. Magari quella, uno yacht gigantesco! San Leonardo è molto suggestiva da visitare per la sua posizione. All'esterno un bel giardino pubblico ed io non resisto ad un giro in altalena. E poi guarda, ci sono tanti germani reali che nuotano allegramente proprio qui, sul fiume Corno. Uno dei gioielli di San Giorgio è Villa Dora, costruita da una ricca famiglia di commercianti. Poiché nel 1600 questi signori vennero insigniti di un titolo nobiliare, decisero di costruirsi una casa degna del loro nuovo status. Qui visse stabilmente la duchessa d'Aosta fino al 1917 e fu molto attiva come infermiera per aiutare i feriti che provenivano dal fronte. Sì, perché San Giorgio visse la Prima Guerra Mondiale in prima linea. Allo scoppio della guerra, San Giorgio diventa sede di un grosso centro commerciale con depositi di grano e munizioni. Nasce una città nella città, con tanto di due case di tolleranza per i militari. Molti dei soldati erano studenti in medicina e, visto il gran bisogno di dottori, si decise di dar loro la possibilità di laurearsi istituendo la facoltà di medicina. Nasce così l'Università di San Giorgio, che aveva sede proprio qui, a Villa Dora. In città allora c'erano due ospedali militari e sei della Croce Rossa. Insomma, un vero policlinico.
Nei 2 anni di vita, l'Università di San Giorgio vide laurearsi migliaia di giovani che, una volta finito il conflitto, si distinsero in tutta Italia come medici condotti e specialisti di fama. A 2 passi da Villa Dora, un altro bellissimo edificio è Villa Vucetic. Alla fine del 1800 era proprietà di un cavaliere ungherese che veniva a San Giorgio per passare le sue vacanze. Poi la proprietà passò ad un mercante originario del Montenegro che usava la villa come seconda casa. Ma il secolare cedro del Libano, chi l'avrà piantato? Ad occhio e croce doveva avere almeno 300 anni. È immenso! Quando è morto, di vecchiaia suppongo, l'hanno tagliato in questo modo proprio per fare di lui un'opera d'arte e ci sono riusciti al 100%. La stradina laterale di Villa Vucetic si chiama Vicolo Gemelli, a testimonianza di una storia a lieto fine. 2 gemelli, Romolo e Remo Morandini, diventati orfani, trovarono una coppia ai coniugi Comisso, che vivevano qui e che li adottarono. Questa strada non aveva un nome e gli abitanti cominciarono ad indicarla con la frase «Iu parli zimuli», cioè «la dei gemelli», da qui il nome appunto di Vicolo Gemelli. C'è un ultimo posticino da visitare, la frazione di Chiarisacco. Una decina di anni fa ebbe luogo un concorso molto particolare. Gli artisti dovevano partecipare realizzando un murales, perciò la via principale di Chiarisacco divenne un'enorme tela. E guardate che belli! In Piazza della Fontana ce n'è uno davvero sorprendente, sembra vero! Prima di lasciare definitivamente San Giorgio di Nogaro, voglio vedere la laguna. Adoro il mare. E adoro pescare. Oddio, ho preso la canna da pesca in mano mia solo una volta, ma ci voglio riprovare. Solo che non è tanto facile come sembra, è come in un disastro. Gli amici pescatori ridono, scuotono la testa e mi dicono che saper pescare è difficile. E me ne sono accorta. Accidenti, che figuraccia! Però mi sono divertita un sacco, lo devo ammettere. A San Giorgio di Nogaro ci devo tornare. Se non altro per scoprire di chi è quel fantastico yacht.